Mixwell e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 Online, sempre in compagnia del nostro omino. E oggi siamo qua raga, come avrete letto dal titolo, con un video abbastanza particolare, perché siamo qui con un mini vento tutto, diciamo. Lo chiamerò così questo video, mini vento tutto, perché ciò che andiamo a vendere oggi, diciamo, sarà una piccola percentuale della merce che abbiamo. Visto che non ne abbiamo in quantità industriale, diciamo, se così vogliamo dire, al punto andremo a vendere quel poco che avremo nei vari stabilimenti, così formando un mini vento tutto. E difatti questo qui credo che sarà il vento tutto 4.2.5.0. lo so, ormai leggere il titolo di questa serie sta diventando più difficile di completare un'espressione di matematica, però va bene, l'importante non è questo, l'importante è che adesso ci faremo un bel po' di soldini. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo ultimamente i 150 like se volete altri video del vento tutto, mini vento tutto. Mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccatelo per benino, ci tengo veramente tantissimo. E inoltre, beh, condividete il video con i matti su tutti i vostri social ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Se lo fate siete dei grandi. Quindi ragazzi, io direi di non perdere tanto altro tempo e cominciamo immediatamente dal nostro stabilimento di cocaina, che ha ben 168.000 dollari. E in realtà esportandoli a Blaine County, guarda un po', diventano 252.000. Quindi confermiamo e andiamo a vendere. Allora, purtroppo nell'associazione siamo solamente in due, però va bene. D'altronde non credo che per 252.000 dollari ci dia tre o due, cioè tre o quattro veicoli. Ok, difatti ci ha dato, non so di chi è questa moto, però va bene. Ok, mi sa che è del tizio, non gliela voto perché si è posta lì solamente in uno. E a questo punto io chiamo l'oppressor. Sì, ok, ci hanno dato esattamente tre elicotteri, ciò che non volevo. Ma quanto è gentile GTA, raga, ma quanto è gentile, tre elicotteri mi ha dato. Cominciamo bene. Io devo assolutamente smettere di prendere l'oppressor, che poi volo e mi schianto. Vabbè dai, per fortuna essendo mattina presto la sessione è abbastanza vuota. Comunque sì, non so minimamente quando voi vedrete questo video, perché è uno dei video che preregistrerò per quando non avrò la postazione, perché devo cambiare un pochettino tutto. Quindi mi sto preregistrando i video per il periodo in cui non avrò la postazione operativa. E quindi sì, diciamo che sto preregistrando, però ancora non ho elencato bene su Google Calendar cose che voglio fare con i video, quindi staremo un attimino a vedere. Comunque sia, qui davanti a noi ci stanno tutti i nostri elicotterini, pigliamoli e iniziamo a volare, perché sennò altrimenti non arriviamo più da nessuna parte, io ve lo dico. Allora abbiamo 5 consegne da fare con ben 3 elicotteri, in realtà sono 15 consegne totali, 5 per elicottero, easy. L'unico problema di queste consegne per l'appunto è che dobbiamo poi ritornare, visto che siamo solamente in due nell'associazione. Che poi a dirla tutta, qui c'è uno di voi che mi sta seguendo con l'oppressor e l'avevo invitato nell'associazione, ma aveva anche chiesto di essere invitato, però non so perché non è entrato. Boh, molto probabilmente gli si sarà buggato l'invito. Comunque sì, è sempre notte. E adesso niente, con molta calma mettiamoci qui, andiamo a consegnare, easy, tranquilli, Noi non dobbiamo né avere fretta e nient'altro, dobbiamo semplicemente andare tranquilli per la nostra strada e il tutto si risolverà. Oddio, il tutto si risolverà è un parolone, perché alla fine sempre tre elicotteri devo esportare, non è che diventano due magicamente. Però nel senso, avete capito, ce la pigliamo più scialla, no? E il secondo è andato. E ok, qua davanti ci sta un altro pacchettino da consegnare. Stiamo attenti alle pale eoliche, perché sennò altrimenti me la piglio proprio addosso e non è una bella cosa, diciamo. Ok, devo andare a Grasped. Grasped, non so bene come cavolo si chiami quella zona. La zona di campagna, io la chiamo a dirla tutta, per il semplice motivo che ci stanno varie coltivazioni. Poi nella storia ci stanno tutti gli animali. Consegniamo pure questa. Ok, e adesso a Palito Bay. Vedo già la nostra meta e anche vedo quasi l'alba del nuovo giorno, raga. Che emozione quando vedi sempre l'alba del nuovo giorno su GTA, che poi in realtà il giorno nei giochi dura mezzo secondo, non so perché. Comunque veramente, intanto nei videogiochi non si sa perché sembra che il giorno duri poco rispetto alla notte. A me dà sempre questa impressione qui, non so perché. Vabbè va, adesso dobbiamo dirigerci nuovamente all'aeroporto per pigliare l'elicottero. Hola raga, alleluia, siamo finalmente arrivati qui all'aeroporto. Cioè è stato abbastanza lungo il viaggio, Alla fine ci abbiamo messo un 5 minuti buoni, quindi bene. Hola raga, finalmente abbiamo qui il nostro primo punto di consegna. Boom, lasciali così e via, ciao. Questi punti di consegna, credetemi, sono veramente incasinati. Tra l'altro la sessione si è un po' riempita, ma non è un problema comunque. Secondo punto qui, hola. Hola, altro pacchettino qui da lasciare agli altruisti, ai nostri amici qui. Ok, perfetto.
Mi è arrivato il sound del messaggio, ma non vedo il messaggio. LOL. GTA è sempre GTA, raga. Suona il messaggio, ma non vedo il messaggio. Esatto. E adesso, beh, devo scalare il Monte Ciliad. Quindi. Il simboletto, raga. Così a caso ho trovato il simboletto del Monte Ciliad. Mamma mia, quanti easter egg sto Monte Ciliad. Boom, me lascia qui. E adesso giù in picchiata verso il nostro ultimo punto di consegna. Ok, ciao, è stato bello. Consegna effettuata, 267.120 dollari. Bene, bene, allora abbiamo consegnato questo primo stabilimento. Quindi adesso dirigiamoci presso il bunker. Mamma mia che atterraggio, raga. Dritto davanti la porta del bunker. E come ci sono atterrato in un modo assurdo. Eh beh, appunto, 112.000 dollari. Non è che siano così tanti, però sempre meglio di niente, raga. E questo l'importante, è sempre meglio di niente. Quindi andiamo al PC, sediamoci e vendiamo. Vabbè dai, il valore totale alla fine non aumenta poi di così tanto, 168.000, va bene. Ci accontentiamo, ragazzi, d'altronde è un mini evento tutto. Se no, perché si chiama mini, cioè voglio dire, no? Se guadagnavamo 30 miliardi di dollari non era un mini evento tutto, no? Ok, perfetto, che è un insurgent. Ok, dobbiamo pigliare un insurgent, va bene. Saliamo qui su questo insurgent e andiamo a destinazione. È la missione quella lì della Meriwether. Questa è un po' infamella come missione, eh? Ma ci arrangeremo, non c'è nessun problema. Che poi, cosa? Guardate dove dobbiamo andare a consegnare. Scusami, per 160.000 dollari io mi devo fare 5 punti. Devo uccidere tutti i mercenari di Los Santos. Eppure 6 chilometri mi devo fare di strada per arrivare a destinazione. What the fuck? Ok, e dopo più di 5 minuti, non sto scherzando, più di 5 minuti di viaggio siamo arrivati a destinazione. Ma hey, adesso abbiamo altri 5 punti da consegnare. Dobbiamo anche uccidere i mercenari. Ne arriva uno con la moto da qui. Anzi, due con la moto, belli fieri. Ok, esploso tutto, tranne quel tizio, ok. Dai dai, ritorniamo su e voliamo presso l'altra destinazione, che spero non sia a 27 chilometri, grazie. Ah dai, più o meno, devi fare il giro così, dai. Ok, altro punto di consegna raggiunto. E siamo a due, eh. Comunque veramente, cioè, ho la missione con gli elicotteri, con i Buzzard, che ne avevamo tre. È stata molto più pratica rispetto a questa qui, cioè con questa stiamo a perdere veramente tanto tempo. E questa è anche più un casino, ecco, perché ci stanno tutti i mercenari. Con l'insurgent ci tengo a precisare, guarda lì che roba. Immortale pure. Andiamo nella prossima meta. Altro punto raggiunto. Ah ok ok, ecco qui quello con l'insurgent, che arriva sempre per primo. Raga, quello con l'insurgent, non mi chiedete perché, ma lui arriva sempre per primo. Qua c'è quello con la moto. Olà. Altro pacchettino consegnato. Ok, c'è qualcuno? Raga, sta laggando in un modo spropositato. Non so per quale motivo. C'è un calo di frame assurdo. Oh, sta esplodendo GTA Online. Che è sto calo di frame? Raga, scatta. Non si capisce nulla, raga. Ma che sta succedendo? Sta scattando tutto. Oh mio Dio, raga, non so veramente che diavolo sta succedendo. Ma dai, ma sta laggando tutto. Guarda, si teletrasportano i nemici. Oh, mi hanno lasciato a piedi. Ok, sono arrivato, sì. E comunque abbiamo consegnato tutti i pacchetti. Dobbiamo solamente eliminare gli ultimi mercenari. Guardalo qui, questo che è convinto che è ucciso. Però non il conducente, adesso anche il conducente. E sapete che vi dico, io mi piglio già questa macchina qui. Raga, non mi fa salire sulle macchine. Che è successo? Questa va bene, eh? No, neanche questa. Lascia la zona. Eh sì, bro, se mi fai prendere delle auto, forse. Questa va bene? Oh, almeno una. Hola, perfetto. I carichi d'armi sono stati consegnati. 198.240 dollari. Tutto sto casino per avere neanche 200.000 dollari. Perfetto. Comunque io oserei dire che questa missione è indecente. Dovrebbero rimuoverla dal gioco perché è indecente, raga. Quindi giriamo da questa. Hola. E andiamo a vendere ciò che abbiamo allo stabilimento di banconote. Che non ci vado da tantissimo tempo. Porca ra... Cosa stava di porca la vacca? Porca vacca, raga. È da veramente tantissimo tempo che non vado a questo stabilimento. E quindi, boh, vediamo. Non so assolutamente com'è messo. Magari adesso ci stanno 0 dollari e vabbè. Ma non credo, no? Ci dovrebbero essere almeno un paio di dose. 39.000, capirai. E vendendo la Blaine County guadagneremo 58.800 dollari. Ah, ok, c'è qua il camioncino, il furgoncino, quel che cavolo è. Vabbè, dai, pigliamolo e portiamolo al punto di consegna. Ciao polizia. Sono banconote contraffatte queste, li vedete? No. Ok, devo farmi 5 chilometri. Va bene, ci sta. Guardate, dopo la missione di prima va bene tutto. E tu? Ma che convinto proprio, raga, si è sparato via. Ce n'abbiamo anche uno dietro, guarda lì che sono convinti proprio. Io gli buco le gomme. Gliele posso bucare le gomme? Gomma bucata. Eh no, raga, non si bucano le gomme. Ma dove spara? Ma non spara dove spara il puntino, raga, spara la cassa. Ovviamente c'è la cassa messa lì dietro e di conseguenza sparando i proiettili sbattono sulla cassa. Geniale. Non ci avevo fatto caso, raga. Immaginavo fosse fatto male come i camioncini, che quando ci stanno i così dietro lui spara attraverso, è tranquillo proprio. Perché
perché non so se ci avete fatto caso, ma quando tipo avete furgoncini con tutti i pacchettini dietro, lui tranquillamente riesce a sparare attraverso i pacchettini. Invece con la cassa l'hanno fatto bene. Poi spiegatemi perché i cartoncini no e la cassa sì. Ah, boh, dubbi amletici che affliggono la Rockstar Games. Manca poco, manca poco, manca un chilometro e siamo qui di nuovo al nostro bunker. Emozione, si è di nuovo fatta notte. Raga, che vi ho detto, il giorno dura poco. Era notte 2 minuti fa, non può essere di nuovo notte. Vabbè, va, o notte o giorno, mattina, alba, tramonto, quel che cavolo vuole essere è. Noi consegniamo in pace qui il nostro furgoncino, che non riuscirò mai a consegnare perché va dritto. Hola, perfetto, consegnato, $68,000. In totale oggi abbiamo guadagnato, boom, $500,000 circa, diciamo. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi con questo mini vento tutto abbiamo venduto un po' di roba. Ci siamo fatti $500,000 all'incirca, quindi niente male. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 150 like se volete altri video sul mini vento tutto. Inoltre mi raccomando, controllate che l'ex è andato, cliccatelo all'infinito finché non diventa blu e condividete il video qua davanti con tutti i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Quindi se volete passare dal mio profilo Instagram e dalla mia pagina Facebook, trovate il link in questa descrizione. Iscrivetevi, su YouTube. Bella raga!